Eccoci. Ciao Salvatore, buonasera. Ciao Matteo, buonasera, buonasera a tutti. Ciao Salvatore, guarda, ti confermo già che riusciamo a sentire la tua voce benissimo e anche le slide è tutto a posto. Quindi quando vuoi inizia pure appunto con la tua presentazione, così appunto come dicevo entriamo un po' nel vivo dell'argomento. Ok, allora grazie Matteo, grazie a Kitu Markets per questa opportunità di condividere questo argomento. Veramente molto, molto richiesto, molto interessante e portato, come dire, alla comprensione della stragrande maggioranza. Sapete bene che è difficilissimo, scrivere, insomma, delle righe di codice per la realizzazione di qualcosa di automatico. Noi con questo secondo evento stiamo dando gli input necessari per poter creare qualcosa in maniera oggettiva, come dice il titolo del webinar, appunto, regole oggettivamente affidabili, personalizzabili, che riguardano il tuo expert advisor. Perché una cosa che volevo dire, appunto, prima di iniziare, intanto voglio dare il benvenuto a tutti. Ovviamente, se avete, diciamo, delle cose da scrivere, insomma, qualsiasi cosa, fatelo in chat senza nessun problema. E poi, insomma, Matteo mi comunicherà appena gli è possibile. Quello che volevo dirvi è affidatevi a voi stessi. Infatti, il titolo di questa sera del nostro seminario è proprio personalizzare il proprio expert advisor, perché solo costruendo qualcosa secondo la vostra opera dell'ingegno, magari anche con l'aiuto mio, eccetera, eccetera, solo costruendo qualcosa di vostro conoscerete i punti di forza e i punti di debolezza di quello che state andando a fare. Quindi possiamo iniziare. Le slide non saranno tantissime appunto perché oggi voglio andare esattamente, insomma, con le mani in pasta, insomma, voglio scendere nel campo di battaglia e lo voglio fare in maniera semplice, ma alzando un pochettino l'asticella, alzando il livello. Mi scuso per la voce, purtroppo non sono al 100%, quindi comunque c'era questo evento così importante che andava a chiudere questo miniciclo e quindi sono qui insieme a voi, sperando di farvi passare un'oretta, insomma, piacevole. Allora, argomenti del seminario. Fasi preliminari, costruzione di Expert Advisor. Andremo a installare, quindi vedremo proprio meccanicamente come installare l'Expert Advisor. Prima, insomma, questi step adesso li vediamo passo passo. Faremo anche l'aggiornamento dei dati dell'MT4 dal centro storia, che so che molti non sanno neanche di cosa si tratti, ok? Poi andremo a commentare nel merito. Faremo un backtest, quindi andremo a vedere una simulazione nel passato di quelle che è stato l'andamento, ma più che l'andamento, diciamo, quello che è il comportamento del nostro robot. Passeremo quindi a un passaggio pratico di ottimizzazione dell'Expert Advisor e quindi poi passeremo ovviamente agli step successivi. Una volta passati tutti questi stress test, si può passare all'attivazione sul conto demo, come dicevo appunto prima Matteo, è sempre consigliabile o accostare un conto reale o a un conto demo, oppure se proprio non si ha sia difficoltà, proprio sia esattamente all'inizio totalmente, conviene insomma intrattenersi col conto demo in modo tale da trattarlo come se fosse reale e poi quando si ha una maggiore sicurezza, ovviamente un 100% di sicurezza non ci sarà mai, ecco, io per quanto riguarda il mio accompagnamento formativo, diciamo una volta superati i primi step, cerco di accostare sia il conto demo al conto reale, in modo tale che nel conto reale si facciano le cose sul serio e nel conto demo si possa in un certo senso fare delle prove, ok? Visto che comunque il denaro e il capitale è virtuale. Allora, io non mi presento, vi salto tutte le presentazioni perché molti di voi già mi conoscono, mi ha presentato anche prima Matteo, trovate tutte le mie informazioni sul sito accademiadeltrading.com. Le fasi preliminari. Quindi, come vedete in questa immagine illustrativa, le mie slide sono molto professionali perché vogliono trasmettere un messaggio oltre alle parole, oltre alle scritte. Attenzione, perché le fasi preliminari sono fondamentali. Devo definire chiaramente quali sono gli obiettivi che mi spingono alla costruzione di un trading automatico, di un trading algoritmico. Devo capire perché lo sto facendo, quali sono fattivamente, numericamente, gli obiettivi che mi voglio fissare già da subito. Devo definire il rischio, devo capire qual è il rischio al quale, diciamo, mi voglio sottoporre, no?
Molte volte mi è capitato di vedere piccolissimi capitali per cercare di fare, diciamo, il terno al lotto, no? Scusate il termine, ma è questo il senso, no? E quindi tante volte, fin tanto, diciamo, che entra dentro. Oppure un rischio giusto, con un capitale giusto, dignitoso, che ti può permettere di portare avanti, diciamo, la tua attività di trading in maniera serena. E infine definire, diciamo, gli strumenti che conosco, gli strumenti dove ho un minimo di esperienza e gli strumenti sul quale posso lavorare. Perché, come ho spiegato già al primo evento, del quale abbiamo avuto tantissimi feedback positivi, e di questo sono molto contento, perché è difficilissimo intrattenere l'attenzione, soprattutto quando non si è in presenza, ok? Quindi stasera voglio andare direttamente subito sullo strumento per lavorarci, così lo guardiamo insieme. Ma definire gli strumenti sin dall'inizio è fondamentale, perché l'expert che io uso per un Forex non posso utilizzarlo per una commodities, o perlomeno lo posso utilizzare, ma lo devo settare in relazione alla sua volatilità, alle dimensioni del lotto, del mini lotto che vado ad aprire. Quindi definire chiaramente gli strumenti sul quale lavorare. Logiche di costruzione di un expert advisor. Questo l'avevamo accennato nel primo evento, adesso ci possiamo entrare nel merito. Come costruire il tuo primo expert advisor? Allora, la prima risposta che devi dare è la domanda e la risposta che ti devi dare è: io preferisco seguire il mercato, quindi essere un trend follower, oppure preferisco provare a trovare punti di inversione, quindi una strategia mirror reverting. Ok, questo è fondamentale. L'asset class di riferimento, come parlavamo prima, la condizione o le condizioni di apertura, gestione e chiusura del trade. Deve essere tutto chiaro, o quantomeno devo avere un'idea per capire se quell'idea è valida. Non posso decidere di fare trading automatico solo perché mi piace la parola, ok? Perché se no non vado a finire da nessuna parte. Punto 4, definire gli obiettivi da raggiungere. Punto 5, definire il rischio associato al rendimento che si vuole ottenere. È chiaro, questo lo sa anche un bambino di pochi anni, che se io mi assumo maggior rischio posso attendermi maggior rendimento. Allo stesso modo, se ho un minor rischio, mi posso aspettare un minor rendimento. Quindi, sotto questo punto di vista, è fondamentale che voi facciate, diciamo, una vostra analisi interiore prima di confrontarvi. Andando quindi alla costruzione dell'expert advisor, praticamente decideremo intanto se andremo a fare ordini pendenti o esecuzione a mercato. Andremo a vedere se lavoriamo sui ritracciamenti o sulle continuazioni del trend. Possiamo decidere, perché come vi ho spiegato, con questo programma si può fare tutto. Possiamo decidere se inserire un filtro orario oppure no. Un filtro orario significa, magari a un certo orario apre quel mercato e quindi quello strumento può avere una volatilità maggiore o minore, e quindi di conseguenza lavora solo in quell'orario, in un range di orario, oppure a un certo orario stacca e chiude tutte le operazioni. Quindi il filtro orario è un'altra cosa importante di cui eventualmente, se ci sarà un altro appuntamento, ne parleremo. Punto numero 4, più operazione o operazione singola. Punto 5, con o senza trailing stop, perché il trailing stop è un'altra cosa fondamentale, che se si sa usare può essere un vantaggio, se non si sa usare molte delle volte ti può buttare fuori dal mercato quando l'occasione invece era molto interessante. Quindi creiamo, ottimizziamo, installiamo, aggiorniamo i dati e facciamo il backtest. Questi sono i passaggi che faremo stasera insieme. Allora, la strategia che ho deciso io. Questa strategia non mi piace neanche utilizzarlo, però la parola è così: la strategia trend follower che utilizzeremo stasera parte da queste regole. Ok? Ovviamente io voglio essere chiaro, mi piace essere chiaro, perché adesso ci saranno tante domande, tante opinioni, eccetera, eccetera. Io non ho la presunzione di presentarvi stasera la pozione magica, ma il mio intento è quello di intanto condividere una cosa che in Italia non esiste e che semplifica la vita in maniera drastica. Secondo, darvi un incipit, no? Per poter ragionare in maniera oggettiva e personalizzabile, come il tema del nostro seminario di questa sera. Allora, regole di quello che andremo a studiare stasera. Idea di trading: seguire il trend principale, quindi il trend di fondo è quello che guida questa tipologia di expert che costruiremo. Il segnale di entrata: ok, voglio seguire il trend di fondo e poi vi spiegherò come,
perché questa cosa la farò in maniera discrezionale, ma si può fare anche in maniera automatica. Segnale di entrata, la zona di breve termine dove la forza o la debolezza del trend potrebbero esaurirsi. Quindi voglio seguire il trend di fondo, quello più importante, ma voglio entrare a mercato dove, diciamo, è conveniente farlo, perché alla fine il trading è questo, no? Per questo è importante saperlo fare, avere un'idea di trading, cioè aver avuto modo di un pizzico di esperienza. Perché se io compro perché il mercato sta salendo, non ha senso. Se io compro in un prezzo conveniente mentre il mercato sta salendo, allora cambia tutta la prospettiva completamente. Quindi il senso è questo, è il segnale di entrata, e lo faremo con l'ausilio del Relative Strength Index, cioè dell'indice di forza relativa. Ora, io ho messo l'RSI per una questione di semplicità, ok? Che tra l'altro l'indice di forza relativa indica la forza del mercato, ma questa forza nei punti massimi o minimi estremi può andare a esaurirsi perché diventa una forza molto importante. Dico, l'RSI è solo per un esempio, ci sono altri 30 indicatori che si possono utilizzare, ovviamente bisogna saperle conoscere e saperle utilizzare, ok? Tipo di ordine singolo per ogni segnale, quindi ogni ordine che entra nel mercato è singolo e vale per ogni segnale che arriva, per ogni volta che si realizza questa zona possibile di esaurimento di forza o di debolezza. Fatemi delle domande se non è chiaro, ma se non lo vedete adesso, tra poco lo vedremo praticamente, quindi sarà tutto più chiaro. Tipo di gestione, chi ha seguito l'evento della scorsa settimana sa che cos'è l'equity per lot. Quindi tipo di gestione equity per lot che fa? Fa una cosa semplicissima. Aumenta l'esposizione nel caso in cui si sta guadagnando, diminuisce l'esposizione nel caso in cui si sta perdendo. Se solo si applicasse questa dinamica sia sul trading automatico che sul trading discrezionale, nessuno porterebbe a zero i propri conti di trading. È una cosa che matematicamente non può succedere, perché per portare a zero un conto di trading significa che tu non devi mai chiudere un'operazione in profitto. Ok? Allo stesso modo, se tu chiudi operazioni in profitto e in perdita e comunque il capitale ti sale perché hai un money management corretto, a mano che sale, sale anche l'esposizione. Se perde, si abbassa l'esposizione, quindi capite che la matematica non è un'opinione. Strategia, trend follower e tipo di chiusura o totale perché raggiungiamo un target oppure singola perché più avanti vedrete che cosa vuol dire singola perché ci sarà un break-even point. Questa è l'idea di trading che noi adesso andiamo subito immediatamente a realizzare. Quindi siamo nello step della creazione. Ci sarebbe anche quest'altra pagina, ma io questa pagina non ve la voglio anticipare, poi capirete perché. Quindi rimaniamo nelle regole, ok? Io adesso vado a condividere, se ci sono domande a disposizione, vado a condividere la pagina, scusate un attimo, la pagina di costruzione che chi è stato presente l'altra volta l'ha vista ed è questa. Allora, chiedo gentilmente, Matteo, io non vedo chat, non vedo niente, soltanto se si vede tutto correttamente, solo Sì, questo. Salvatore, guarda, si Ok. vede tutto a posto Grazie. e per ora già qualche persona insomma, ha detto che per adesso non ci sono domande, ma che sicuramente dopo ce ne saranno, quindi vai, procedi pure tranquillo. Allora, questo, grazie Matteo. Questo è quello che abbiamo fatto nel primo evento. E quindi avevamo una sola condizione e tutto il resto, il sistema, il famoso sistema chiuso, questo l'ho denominato io, diciamo una denominazione che ho creato io, non esisteva. Adesso impostiamo due condizioni, quindi saliamo di un gradino più in alto, ok? Quindi andiamo su Project, New Project, e lo chiamiamo, lo possiamo chiamare come vogliamo, condizione base. Perché questa che cosa vuol dire condizione base? Significa che tu hai la tua idea di trading, vuoi fare, per intenderci, facciamo un'intesa così ci capiamo col Paint prima di iniziare la costruzione. Quindi l'idea fondamentalmente è questa. Se io sono un trend follower, significa che il mercato fa così, supponiamo così, ok? E io voglio entrare dentro il mercato, diciamo, nella sua tendenza principale, che in questo caso la tendenza è rialzista. Bene, io devo cercare di trovare queste zone per poter
salire su questo trend, no? Quindi queste zone, queste zone, queste zone. In questo caso lo sto facendo queste zone. In questo caso lo faccio con l'aiuto dell'RSI, ma lo potrei fare con la combinazione di più indicatori, lo potrei fare con altri indicatori diversi, tecnici, oscillatori e così via. Quindi in questo caso per una questione di semplicità, per non rendere troppo complicato il seminario. E allora cosa andiamo a fare? Abbiamo detto che andiamo a inserire due condizioni, ok? Questa volta non partiamo come siamo partiti l'altra volta, ma partiamo dal no, pending order. Ok? Quindi, come vedete, è una partenza diversa rispetto a quella dell'altra volta. A questo punto, in maniera molto semplice, qua non dobbiamo assolutamente modificare niente, possiamo lasciare tutto com'è, andiamo a inserire le due condizioni. Questa è la base di partenza. Io, Giovanni, faccio trading da qualche mese, qualche anno, però ho sempre avuto sto pallino del trading automatico. Ok. C'ho il conto con XT, con Key2Markets, allora mi voglio costruire e provare un expert advisor. Benissimo. No pending order, perché io amo i pending order, gli ordini pendenti, perché credo che noi non saremo mai nelle condizioni di individuare il prezzo giusto di mercato di entrata. Diverso è l'utilizzo del pending order, perché con l'ordine pendente io stabilisco un prezzo. E quindi se il mercato passa, se il treno passa di lì, bene, alle mie condizioni. Se il treno non passa di lì, addio. Quindi io adoro il pending order, quindi l'ordine pendente. No pending order, l'ho buttato dentro, non ho toccato niente. Possiamo passare alla prima condizione. Allora, abbiamo detto che condition, dobbiamo scrivere tutto in inglese. Semplicemente la prima condizione ci dà la possibilità di, come ho detto prima, di inserire l'indicatore che già vedete qui, e poi andate, guardate quello che avete qui, avete l'inferno di indicatori, quindi io mi soffermo su quelli, diciamo, che sono più conosciuti per non creare confusione. Quindi Relative Strength Index, di default lui mi dà il 14 periodi, come sapete bene, quando andate in MT4 e inserite l'RSI vi dà di default 14, noi gli diciamo 10 perché vogliamo più sensibilità, quindi minori periodi, 10 periodi. Questo lo lasciamo come close price e la condizione è X maggiore. Ok? Quindi X maggiore al valore numerico. Quindi che vuol dire che qui dobbiamo togliere indicatore e mettere value. Ovviamente è tutto in inglese, ma è abbastanza semplice. Inseriamo il valore, diciamo, di default che è 70. Vi ricordo di inserire flag. Perché io adesso non sono al 100%, costruisco l'expert advisor basilare che poi devo ottimizzare, quindi se poi ho sbagliato qualcosa, perché magari per distrazione, mettendo il flag posso sostituirlo direttamente sulla piattaforma e non ritornare su FX Drema, perché è un casino, scarica, installa, eccetera, eccetera. Quindi flag, flag. Ricordiamoci, è ancora importante anch'esso cliccare update, perché se io non clicco update e clicco qui non carica, quindi update, perfetto. A questo punto abbiamo creato la condizione per il sell, dobbiamo creare la condizione per il buy, quindi possiamo fare una cosa più semplice che mai, facciamo copia, incolla, ok, e qui invece di fare x maggiore facciamo x minore, ok? Qui invece di 70, come sapete bene, la parte bassa è 30, quindi valore numerico, eccetera, eccetera, update. Quindi questa la possiamo rinominare, ce lo riportiamo in italiano, condizione per il sell. Condizione sell. Done significa fatto. Questa è condizione per il buy. Condizione buy. Ok, done, done. Fino a qua stupidaggine. Ok? Quindi diamogli l'unione arancione bianco. Attenzione all'unione, perché anche qui se sbagliate, se questo lo unite con questo oppure con questi non funziona niente. Ok? Ve lo dico anticipatamente perché queste cosine fanno tutta la differenza del mondo. A questo punto, l'altra volta abbiamo messo pending order grid, quindi la griglia. Questa volta noi gli diciamo semplicemente
di mettere per la condizione sell, scriviamo qua sell pending order. Quindi attenzione qua a non prendere gli altri, perché è no pending order, vuole sell pending order. Gli altri sono sell now, cioè vendi subito, e questo è in griglia. Quindi queste, attenzione a questi passaggi perché fanno la differenza. Entriamo dentro e siccome siamo in una fase basic, cioè non abbiamo idea, ancora dobbiamo fare l'ottimizzazione, lo mettiamo qua e gli diamo update, perché siamo in una fase basic, ok? Io non ho idea di quello che sto facendo, mi costruisco la mia idea e vedo quello che succede. Quindi questo sbagliato, ad esempio, in questo momento devo mettere buy pending order, ok? Lo lascio così di default perché ancora devo fare l'ottimizzazione. Potrei al massimo dire che lo stop loss è 50 pips e il take profit è 100, giusto per una questione di, per non essere proprio basic. Ok? Ma io sono Giovanni, ho iniziato a fare trading 6 mesi fa, già le esperienze mie sono state negative, quindi sto provando a costruire. Quindi siamo nella base totale. Ok? Perfetto. Per quanto riguarda la costruzione dell'expert advisor, più semplice di così si muore. Ok? Andiamo a cliccare su MQL4 qua in alto a sinistra. Eccolo qua, ce lo butto qua giù. Velocemente vado sulla cartella download, condizione base, tasto destro, copia. Vado sulla piattaforma MetaTrader 4, Key to Markets, file, apri scheda data, MQL4, expert e lo incollo qui. Ok, no, incollo. A questo punto vedete che non esce qui? Basta andare qui, tasto destro, aggiorna. E allora io sono il signor Giovanni, ho fatto il mio expert semplicissimo, ora devo capire quanti soldi mi fa perdere, giusto? Perché non gli ho dato nessun rapporto, non ho fatto nessuna cosa. Clicco avvio e qua vedete qua in basso a destra avvio e ora lui sta raccogliendo le informazioni. Io dico quanti soldi mi fa perdere perché? Perché ovviamente è una cosa basic, estremamente basic. Non abbiamo fatto neanche l'aggiornamento del centro storia, non abbiamo fatto niente. Quindi vediamo cosa esce fuori, così possiamo ragionare sull'ottimizzazione. Questo è quello che esce. Io credo che questo expert advisor comunque sia, come dire, così basic proprio. Delle volte veramente non c'è bisogno di inventarsi chissà che cosa. Probabilmente non brucerà un conto perché il suo money management è corretto. Cioè, il paradosso è questo: è base, però il suo money management dice che quando perde, perde 50 pips, quando guadagna, ne guadagna 100. Quindi di base, comunque, non è sbagliato, ma ovviamente è troppo semplice. Non possiamo scendere nella banalità. Quindi aspettiamo che finisca e vediamo cosa tira fuori. Nel frattempo, se ci sono delle domande, me le potete fare. Io ovviamente ho preso sterlina dollaro, no? Poco fa non l'ho fatto vedere, ma è sterlina dollaro, eccolo qua. Sono circa 2 anni di storico, dal 2020 al 2022, ottobre 22. Allora, signor Giovanni, direi che non è andata malissimo, perché essendo una cosa iper basic, è partito da 10.000 e Poteva arrivo a andare 10.000. peggio, Salvatore, diciamo. Che Come? per essere comunque. No, dico, con queste condizioni qua poteva anche andare peggio, diciamo. Il Essendo signor così, Giovanni così è stato semplice. fortunato perché ha pure Esatto. guadagnato. Ha Esatto. guadagnato il 4, no, ha guadagnato il, allora, il 4% è stato il drawdown, quindi il rischio. Ha guadagnato 376 euro. Quindi il signor Giovanni è stato veramente molto fortunato perché con una cosa così basic, diciamo, non si può lamentare. Adesso passiamo, ritorniamo seri. Nei passaggi che c'erano da fare, c'era anche l'aggiornamento dei dati. Sull'aggiornamento dei dati voglio dire una cosa, come ho detto già nel primo evento, noi non dobbiamo aspettarci dall'expert che ci faccia da 10.000 ci faccia arrivare a 100.000, perché sarebbe stupido e folle e non avrebbe senso. Dobbiamo aspettare dall'expert che ci faccia capire se c'è da lavorare. C'è da lavorare qui, secondo voi? Si può lavorare qui? Vabbè, mentre rispondete vi Allora, rispondo io. tanto, Sì, sì, dico. tanti dicono, beh, direi decisamente di sì, e poi qualcun altro dice, giustamente dice che se, nonostante l'equity sia diciamo, buona per le poche condizioni che abbiamo messo, effettivamente ha fatto un, diciamo, un 3%
in cosa erano due anni di storico, sì. Quindi dici giustamente si può ancora lavorarci un po' e cercare di migliorare questa performance. Ok, allora proviamo a lavorarci. Allora, innanzitutto la prima cosa che dobbiamo fare, ripeto velocemente, non ci dobbiamo aspettare dati che siano al 100%, perché mai saranno al 100% i dati. Non è un problema di Key to Markets, ma è un problema della MetaTrader 4, ok? Che difficilmente raccoglierà i dati, ma in maniera precisa al 100%. Ma tuttavia, attraverso questo meccanismo, strumenti, centro storia che trovate qui, quindi strumenti, centro storia, vi verrà fuori questo schema nel quale voi potrete scegliere lo strumento di vostro interesse. Faccio un esempio, AUD Yen, cliccarci dentro, selezionare tutti i time frame, diciamo 1 minuto, 5 minuti. In questo caso avevo fatto il download, 5 minuti che è grigio, clicco su download qui a sinistra, guardate cosa vi dice, stai per scaricare i dati dal centro storico, MetaQuote, bla bla bla, ok, e lui inizia a girare. Visto? E scarica più dati possibili, ok? Ora ripeto, non vi aspettate che sia al 100%, ok? Però questa cosa la potete fare per avere dati un po' più puliti rispetto a quelli che sono di default. A questo punto, una volta Esatto, capito il Salvatore. 100%, Scusami Salvatore, dico una cosa che credo sia utile anche per tutti, magari soprattutto per coloro che insomma sono alle prime armi anche per la costruzione e per il backtest di expert. Diciamo che in generale, Salvatore, correggimi se sbaglio, qualità dei dati veramente veramente alta o comunque dati più perfetti possibili si fa fatica a trovarli e comunque anche se si trovano sono veramente costosi sul mercato. Quindi diciamo che questo è un buon compromesso per avere dei dati buoni, che però ovviamente non saranno mai ottimi al 100%, proprio anche per la natura in sé, insomma, del mercato, ecco. il trader deve mettere sulla bilancia i vantaggi e i Esatto. pericoli. Noi adesso abbiamo fatto una cosa che se io prendessi veramente un bambino riuscirebbe a farla, perché non abbiamo scritto una riga di codice. Ora però dobbiamo entrare nel vivo. Deve entrare la parte più professionale, no? Abbiamo capito che ci si può lavorare, vediamo come ci si può lavorare. Premesso che è stato fatto l'aggiornamento del centro storico, ritorniamo sul nostro Ritorniamo, eccoci qua, sulle condizioni base, ok? E adesso lo facciamo diventare un pochettino più avanzato, cioè gli cerchiamo di dare delle regole un pochettino più decise, ok? E allora le regole, non so se vedete l'ottimizzazione in questo momento. Allora, Sì, la vediamo, dottore, eccola qua. questa immagine che io non vi ho fatto vedere prima, non ve l'ho fatta vedere proprio perché era, diciamo, propedeutica a quello che abbiamo fatto. A questo punto, come faccio? Posso provare a ottimizzare questo Expert Advisor? Inserisco queste variabili, sempre senza scrivere righe di codice. Questo lo sottolineo perché, ragazzi, non è una cosa semplice. Purtroppo in tanti si affidano all'acquisto dei 30 euro, 40 euro dell'Expert Advisor, senza perdere tempo sui propri interessi, perché poi è un interesse personale. Inseriamo il trailing pending order. Adesso vi spiegherò cos'è, ve lo faccio vedere. Il trailing pending order sposta l'ordine pendente dal suo punto iniziale in cui viene impostato a, nel caso in cui non viene preso, al nuovo prezzo più vicino a quello corrente. È più difficile spiegarlo che vederlo. Poi inseriamo il break even point, quindi se l'operazione mi va in profitto a un tot di distanza che io posso decidere quant'è questa distanza, devi prendere lo stop loss e portarlo quantomeno al pareggio senza spostarlo. Quindi attenzione a non fare confusione tra il break even point e il trailing stop, perché il trailing stop continua a seguire il prezzo, ok? Il break even point mi sale di 50 euro, ok, sposta lo stop loss a 1 euro, così non si muove più da là, ok? Per questo prima c'era la chiusura singola oppure totalitaria, perché è singola se prende il break even point, è totalitaria se raggiunge il target. E quindi l'ottimizzazione prevede anche una chiusura automatica, cioè visto che stiamo andando a ottimizzare e non inseriremo stop loss e take profit, gli dobbiamo dire come comportarsi.
E quindi tu chiudi se prendi il break even point, chiudi se hai la chiusura, diciamo, automatica, raggiungi il target che puoi mettere in euro, in questo caso mi pare che 200 euro, adesso lo vedremo, oppure in percentuale. E infine il money management, che è l'equity per lotto, che fa tutta la differenza del mondo. 1, 2, 3 e 4, andiamo. Allora, prima cosa, spero di non fare brutta figura, andiamo a inserire il trailing pending order. Trailing pending, brutta figura se non funziona, perché sono un pochettino, non mi sento un granché, però andiamo avanti. Allora, trailing pending order, che non è il trailing stop, è un'altra cosa. Lo mettiamo qua. Attenzione, non prendo più l'arancione, il rosso, quello che è, ma prendo il giallo. Il giallo lo prendo e lo metto qui sopra. A questo punto lui mi dà di default 31. Io posto. Qua mi posso sbizzarrire come voglio, custom pips, posso metterlo in base a indicatori, diciamo, vi risparmio, guardate che veramente vi risparmio delle cose incredibili che si potrebbero fare. Facciamo fixed pips, gli metto 50, quindi 500 punti di distanza si imposta l'ordine, e il trailing distance step di 5 punti, cioè significa che se... Allora, intanto gli metto la spunta. Significa in pochissime parole che se io imposto, allora mettiamolo qui così lo capiamo. Allora, se io, questo è il mercato, ok? Mi entra l'ordine pendente qua, il sell stop. Se il mercato si sposta più di 50 pips, quindi 500 punti, questo quindi sale verso l'alto, il sell stop non si cancella, si sposta insieme al mercato, quindi si avvicina sempre più al prezzo migliore, ok? Perché in caso di storno io sono dentro il mercato, ok? Questo è il senso. Adesso lo vediamo, sarà molto più semplice vederlo. Update, sperando che funziona, che non ho fatto qualche errore. Andiamo a inserire gli altri punti, quindi andiamo a inserire un target, perché io devo avere un target, se no navigo nel buio, no? Numerico, devo avere dei numeri che mi accompagnano nel mio percorso, perché se no, diciamo, rimangono soltanto desideri e basta. Questo si chiama check profit unrealized, insomma, quel che sia, e ve ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa. Poi abbiamo il close trades, e in questo modo, andando a unire sopra check profit e sotto close trades, abbiamo definito il nostro obiettivo, che si chiama 200 euro. Quindi questo lo lasciamo com'è, questo lo lasciamo com'è e questo 200 euro. Anche qui si possono fare diverse cose. Ok, ve le risparmio, ma si possono fare tantissime cose. Money, in questo caso si parla di money, ma potremmo mettere pips, total sum, insomma, diverse cose. Update, e abbiamo definito, stiamo iniziando a ottimizzare. Ok, passiamo adesso al break even point, anche questo semplicissimo. Inseriamo questo che ci serve per unire sostanzialmente il break even point, perché un blocco da solo non può esistere, ok? Questo è un passaggio fondamentale. Se io mettessi questo così da solo, non esiste. Mentre in alcuni casi, come in questo, gli dobbiamo dare questo pass che non serve a niente, serve solo per unire e fare così. A questo punto inseriamo i dati. Io, questi sono dei dati che io ho inserito per, diciamo, per fare il seminario di questa sera. Poi molto semplicemente li potete andare a personalizzare. L'importante è che andate sempre a inserire questa, la spunta. Allora, Salvatore, qui scusami, sì, prego. c'è un, diciamo, Mattia che sta partecipando al webinar, che ha fatto una domanda e Prego. sostanzialmente ha chiesto se puoi diciamo, spiegare velocemente qual è la differenza, rispiegare velocemente la differenza tra le linee arancioni e gialle che uniscono i vari blocchi, cioè come mai, come giustamente dicevi, bisogna stare attenti a quale prendere dei due e a dove soprattutto collegarli. Allora, le linee rosse sono quelle, diciamo, delle condizioni principali, sono quelle che comandano sostanzialmente il robot. Le linee gialle sono secondarie, ma non secondarie di importanza, secondarie negli input che gli vengono dati. Infatti,
La scorsa volta, diciamo il primo appuntamento, il primo evento che abbiamo fatto, se vi ricordate, ve lo faccio vedere, abbiamo utilizzato, quindi era sistema chiuso questo qua, l'abbiamo utilizzato come, diciamo, come unione di questo sistema chiuso, quindi in seconda battuta. Mentre il principale, cioè quello che conta in assoluto, è quello rosso, perché io quello giallo lo potrei lasciare anche vuoto. Infatti, se avete visto prima dell'ottimizzazione, questo qua era vuoto. Quindi è un'opzione secondaria che io posso utilizzare in alcune condizioni. Quello rosso è quello principale, quello che non può essere, come dire, saltato, non può essere lasciato vuoto in assoluto. Ok, perfetto, grazie, grazie al motore. Diciamo che l'unione di base parte sempre da rosso e bianco. Ecco, questo è fondamentale. Infatti anche gli altri, rosso e bianco, mai rosso e rosso, oppure rosso e giallo, sempre rosso e bianco, giallo e bianco. Il bianco riceve, il rosso e giallo danno l'input. Dico, ci sarebbero altre cose che io vi risparmio. Vedete qua, volendo si potrebbero scrivere delle costanti e delle variabili, ma io ve le risparmio perché sennò parlerei da solo, e questo è il punto. Parlerei da solo perché si entra in un campo informatico che a me compete parzialmente e credo che la maggior parte degli ascoltatori, forse 1 su 10, ha competenze avanzate di informatica, diciamo di scrittura, no? Perché è un ambito molto ristretto. Ecco, è come dire quanti chirurghi plastici ci sono in questo evento. Ovviamente ce n'è uno, ma è un caso, ecco, non è sicuramente la normalità. E allora, spero di aver risposto alla domanda. Quindi il break-even point ci dice questo, ci dice, come ho detto prima, on profit mode, gli possiamo dare le percentuali in relazione allo stop loss e take profit, in questo caso fixed value, gli metto 50 così gli do, no, gli metto 15, scusate, lascio 15 e gli dico che qualora tu dovessi fare 150 punti, quindi 15 pips, di profitto, spostami il take profit a 3 punti dal prezzo di partenza. Mi spiego meglio. Quante volte vi è capitato che l'operazione entra a mercato, va in profitto e poi boom, stop loss? Ok? Le soluzioni quali sono? Sono sicuramente il trailing stop, se lo si sa usare, ma sono anche il break-even point. Quindi, in una situazione di questo tipo, ok, nel quale il mercato mi entra l'operazione al mercato, mi va in profitto, appena lui fa 15 punti, quindi sarebbe 150 punti, quindi 15 pips, lo stop loss lo prende e lo mette a 3 punti di distanza. Questi sono i 3 punti di distanza. Lui lo prende e lo parcheggia qui. Ok, e non lo muove più. Questo è il break even point, il punto di pareggio. Quindi, se il mercato continua va benissimo, se il mercato ritorna, piuttosto che prendermi lo stop loss e sprofondare dopo che l'operazione mi stava andando bene, si chiude con un minimo di profitto. Quindi, se fosse un lotto, diciamo, sarebbero 3 euro. E questo è il senso del break even point. Ok, quindi 15,3 pip offset update. Quindi abbiamo inserito tutti i dati necessari. A questo punto, vabbè, si chiama ancora condizione base, ma questa è l'ottimizzazione che è stata realizzata. Quindi vado a fare download, lo prendo qui. A questo punto, ovviamente, è questo qua, diciamo che ha uno in mezzo, quindi faccio copia, lo metto sempre nella cartella expert e incolla. Quindi io credo che adesso questa situazione dovrebbe migliorare. Quindi che situazione abbiamo? Abbiamo 376 euro di profitto e 4,51%, lo vedete qua a sinistra, è drawdown. Io la prima cosa che guardo prima del profitto è veramente il rischio che si corre. Quindi vi posso dire che per quanto scarso e per quanto semplice un 4,51 drawdown, a tutti i miei rispetti. Quindi vado aggiorna e ovviamente lui si chiama condizione di base 1, ma in realtà è l'ottimizzazione, ok? Era per non creare un altro expert. Quindi io direi, lo vediamo un attimo, vediamo se brucia tutto, quindi magari faccio una brutta figura. Se non brucia tutto, questa ottimizzazione ce la andiamo a guardare nella modalità visualizzazione, così vediamo proprio fattivamente
come si comporta. Ok, quindi vediamo, sta caricando, quindi sta operando. Il periodo che ho messo è H1. H1 è la giornata, diciamo, no? Quindi vediamo un po' che succede. Ok, allora questi sono i famosi 3 euro di cui parlavo prima, no? Quindi qua break even point, break even point, break even point, pure qua. Break even point, qua ha fatto 100 euro. Va bene, dai, si sta comportando già meglio. Speriamo che non fa la zero, che non arriva a zero dopo. Facciamolo lavorare, vediamo quello che succede. Quindi questa dovrebbe essere un'ottimizzazione. Dovrebbe. Allora, se lui si comporta così, significa che probabilmente il trailing stop, non sta, il trailing pending order non sta funzionando come dovrebbe, il che è probabile. Allora, direi prima di continuare, perché non lo vedo nella strada giusta. Voglio vedere se il trailing pending order sta funzionando, perché se non sta funzionando il trailing pending order non stiamo combinando niente. Quindi vado in modalità visualizzazione qua in basso a sinistra, faccio avvio, ok, fatemi controllare una cosina veloce. Allora, vediamo se qua è tutto corretto. 10,70, ok, 10,30, ok. Allora, andiamo in visualizzazione, vediamo se il trailing pending order si aziona. Allora, qua devo mettere, è 14, devo mettere 10. Ah, ok. Ecco cosa mancava. Allora, seguitemi molto bene. Mancava una cosa importante. Allora, se vi ricordate prima, cosa ho detto? Deve seguire il trend, ok? Ma che trend c'era di fondo tra il 2020 e il 2022? Questa è l'unica cosa discrezionale che voi dovete mettere in campo. Quindi io vado a prendere GBP USD. Attenzione a questo passaggio perché fa tutta la differenza del mondo. Eh? Allora io vado a prendere GBP USD, che è uno degli strumenti più particolari e più difficili da tradare. Ok? Mi metto in questo range temporale, quindi dal 2020, diciamo da aprile 2020 a ottobre 2022, quindi a qua, che range, che trend c'è di fondo in questi 2 anni? Un trend ribassista, ok? Quindi il trend di fondo, lo vedete che è un trend ribassista, no? E allora io cosa devo fare nella mia ottimizzazione che mi consente di stare sul pezzo e di non cambiare ogni 2 o 3 i parametri del mio expert advisor? Devo fare una cosa molto semplice: clicco su proprietà esperte. Questa è una cosa che potete fare una volta all'anno, una volta ogni 2 anni per adattare l'expert. Vedete che dice long e short? Questa è una cosa fondamentale. Clicco su short perché il trend di fondo è short e io devo cercare solo operazioni di tipo short. In un trend di fondo, un trend follower, come potrei essere io, deve cercare solo operazioni di questo tipo. Quindi 2 anni di trend, ma anche un anno e mezzo, un anno, quello che è il trend ribassista, short only, solo operazioni short, trovami le migliori operazioni short. Ok, faccio avvio, vediamo che succede. E poi facciamo il backtest, eh? Non è che me l'ho lasciato, perché poi lo vediamo insieme. Allora, qui dobbiamo mettere 10, perché sennò non ha valore. Ok, perfetto. Vediamo se va. Vediamo che succede. Qualcosa è successo. Quindi, trend di fondo ribassista, io devo cercare le opportunità a ribasso. Ecco, l'avete visto come va? Questo fa un trend follower, cerca di trovare, e qui si è attivato, eccolo qua, qui si è attivato il trailing pending order, cioè questa, allora qua ci dobbiamo fermare un secondo, non so che ore sono, ma ci dobbiamo fermare un secondo. Allora lui ha impostato l'ordine pendente qui, perché ovviamente è andato oltre, ok? Allora fare le cose scontate non serve a niente. Il trading system basilare che abbiamo fatto prima entrava qui e apriva l'operazione sell. Ma secondo voi, se
se bastasse entrare sull'iper comprato e l'iper venduto, a quest'ora non eravamo tutti ricchi? Risposta: certamente. Quindi è una stupidaggine vendere solo perché in iper comprato. Cosa diversa è se io imposto un ordine qui, lui fa la bomba verso l'alto, io ho il sell stop, quindi non sono dentro al mercato, non sono dentro il mercato, e lui inizia a inseguirla. Guardate come la insegue. Guardate come la insegue, siamo ancora fuori dal mercato. Guardate come la insegue il sell stop. Quindi siamo ancora con l'ordine pendente. Siamo comunque in una zona di pressione rialzista, lui continua a salire e che salga pure, e nel frattempo lui lo sta inseguendo. Vedete, questa è sempre la stessa operazione, perché lui continua a salire. Quindi se noi fossimo stati al mercato eravamo qua, ok? Guardate quanto eravamo in perdita di 1000 punti, ok? E lui continua a salire. E lui continua a inseguirlo perché le frecce nere è il nuovo ordine che si imposta. Vediamo. Come va a finire? L'ha inseguito fino a dove ha potuto. Ok, quindi qua questo passaggio è fondamentale. Poi facciamo il backtest. Questo era il prezzo iniziale, avrebbe preso lo stop loss al 100%. Questo è il prezzo dove è entrato al mercato, quindi ha ottimizzato l'apertura di 1200 punti. Avete capito il trailing pending order che cos'è? Cioè, ha ottimizzato l'operazione di 1200 punti. Ora non è più sell stop, ma è sell. Vediamo, qua c'è lo stop loss, qua c'è il take profit, vediamo quello che succede. Eccolo qua. Qua c'è il secondo passaggio. Scusatemi tanto. Ecco, qui c'è il secondo passaggio. Secondo passaggio che è fondamentale, ci dice fondamentalmente che ha fatto una bomba di risalita. Lui ha spostato l'ordine sempre, 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 sempre e è riuscito a ottenere il miglior prezzo. Nonostante abbia ottenuto il miglior prezzo, è entrato al mercato, si è coperto, perché questa non è una perdita, questa qua se chiude, chiude non a zero ma leggermente in profitto, e adesso ha creato la migliore condizione per il quale qualsiasi trader dovrebbe aspirare, cioè avere un'operazione coperta dal rischio e che corre verso il take profit. Questa è la migliore condizione, che ovviamente manualmente è un po' complicata, qui l'ha fatta lui e vabbè, l'ha chiusa. Ok, l'ha chiusa a 3 euro, però la condizione era perfetta. Vi ricordo che i vostri parametri sono personalizzabili. Allora, io mi fermo un attimo perché voglio fare il backtest adesso. Nel frattempo, se ci sono delle domande, perché prima era sbagliato, perché se noi individuiamo il trend di fondo, dobbiamo lavorare solo su quello che ci interessa, cioè se il trend di fondo, che è quello che comanda, Dow lo chiamava trend primario, ok? E noi cerchiamo di vendere al miglior prezzo, significa che poi il risultato dovrebbe essere quello che vediamo adesso. Siamo esonerati dal cambiare sempre le regole, perché se cambiamo sempre le regole è un gran casino, ok? Abbiamo un expert che se guadagna di più apre di più, se perde apre di meno, ok? E quindi non rimane che entrarci un attimino nel merito per capire un attimino quali sono i parametri più personalizzabili per voi. E questa è una cosa semplicissima. Non ho fatto un'ottimizzazione magari da impazzire, ho fatto una cosa molto semplice a portata di mano. Matteo, se vuoi, io sono qua nel frattempo che lui gira. Sì, Salvatore, guarda, stavo guardando adesso perché sono. Allora, vediamo un attimo, perché no, sto guardando che ha tante domande, ha già risposto mentre spiegavi. Quindi direi che l'unica più interessante è questa qua, che sostanzialmente ci viene chiesto, Salvatore, se c'è un altro modo, un po' più magari sottile, nel senso un po' più elaborato, per cercare di capire se fare solo operazioni short, solo long o magari entrambe. E ci viene chiesto perché giustamente il partecipante dice: ok, noi abbiamo detto, se ho capito bene la domanda, poi magari mi fate sapere meglio se ho mal interpretato, però giustamente ci viene detto: noi abbiamo detto, ok, negli ultimi 2 anni, quindi 2020, 2022, direi anzi che, dammi un attimo, Salvatore, che riprendo anch'io il
Ecco qua, quello che abbiamo detto, ok, perfetto. Cioè noi abbiamo detto praticamente che in quei 2 anni lì, quindi da 2020 e poi 2021 fino alla fine dello scorso anno, sostanzialmente lo sappiamo, insomma, euro, dollaro, cable, sono tutti scesi, no? E quindi Esatto. giustamente tu hai messo come impostazione, facciamo solo il sell. Però ci veniva chiesto, c'è un modo un po' più sottile, perché magari veniva detto, se io avessi fatto partire magari questo expert solo short all'inizio di quest'anno, dove è ripartito tutto, no? Magari non sarebbe andata così bene perché era il momento di girarsi e farli fare solo long. Ma io mi devo dare un obiettivo, nel senso che Esatto. Esatto. se io ho un grafico settimanale, ok? Se io ho un grafico settimanale, quello che guardo, o anche mensile senza paura, quello che guardo, diciamo, non è che cambia esattamente domani mattina. Cioè, tu hai, prendiamo GBPUSD, no? Tu hai, diciamo, se il mercato ti arriva al minimo storico, come è arrivato 1,02, è un chiaro segnale che qualcosa sta cambiando. Cioè, paradossalmente, come dire, è semplice individuare il trend perché, voglio dire, se si imparasse a guardare il grafico, diciamo, in maniera più, come dire, più ampia nella sua ampiezza, cioè qua il trend è ribassista, questo è un minimo storico. Io ho preso un grafico settimanale degli ultimi 2 anni e ho piazzato Esatto, semplicemente cioè sì, una sapete trend line che fondamentalmente il punto è questo qua, che nonostante siamo arrivati su quello che sembra essere magari un massimo di periodo, il trend degli ultimi, se noi abbiamo come orizzonte temporale gli ultimi 3 anni, è comunque short. sì, noi ci dobbiamo basare su quello che è, diciamo, l'ultimo periodo. Non ci Esatto. possiamo. Allora, il senso è che se io cambio questo, quindi il periodo dell'expert cambia tutto. Se io, per questo dico che ci vuole, come dire, sì, la semplicità nella costruzione, ma allo stesso tempo l'esperienza per avere una percezione del grafico, no? Perché qua, ad esempio, 5,81% di drawdown, no? 338. Se io aumento la mia esposizione, quindi piuttosto che aprire 0,10, do un'esposizione più importante, ovviamente ho guadagnato qua 3.338 euro a fronte di, però, di un drawdown più importante. Questo è il senso. Quindi comunque non è difficile capire quello che è il trend di fondo del mercato, perché questo grafico qui non è che cambia domani mattina o cambia fra una settimana. Fra una settimana ti può fare una candela così. Ma il trend, ad esempio, da ora in poi il trend rialzista è partito. Ecco, non per fare delle previsioni perché non abbiamo la sfera di cristallo, ma il trend rialzista sulla sterlina dollaro, se tu mi dici come sei posizionato sulla sterlina dollaro, io ti dico sono posizionato rialzista. Ok? Quindi tutte le entrate vertono, quindi ad esempio queste, tutte le entrate vertono al rialzo perché il trend è cambiato, per quanto mi riguarda. Quindi di base comunque ci vuole, come dire, una conoscenza in tal senso. Ora non so quanto tempo c'è, ma io avevo anche un'altra cosina, sempre. Vai pure Salvatore, vai pure, finisci Ok. con l'ottimizzazione. Allora, in questo caso noi andiamo a utilizzare sempre lo stesso strumento per non fare confusione e questa volta, quindi immaginiamo che questo sia l'RSI, ok? E questo sia il grafico. Questa volta noi non impostiamo il trailing stop qui, ma gli diciamo all'expert di aprire, diciamo, l'operazione in sell quando lui rientra qui. Quindi andare a sfruttare tutta la parte superiore. Ok? In questo caso cambia, diciamo, la visualizzazione, quindi faccio un nuovo progetto, provo a farlo, non so quanto tempo c'è, velocemente. Oltre il limite, questo qua lo chiamiamo, perché effettivamente andiamo oltre il limite, non utilizziamo il trailing stop e lo facciamo molto più semplice. In questo caso andiamo a indicare indicator moves with limits, è la stessa cosa da questa parte. Questo è anche molto interessante, adesso lo faccio vedere velocemente. Anche questo semplicissimo, semplicissimo. Guardate qua, clicchi dentro, trovi gli indicatori, qua c'è già il
i relative, potete mettere quello che volete sia in termini di indicatori che di altre cose. Lasciamo in questo caso 14, open price, inseriamo qua. Qua mettiamo i 5 periodi, quindi period of how many candles, e poi qua dobbiamo inserire l'upper level mode. Quindi per il buy, gli diciamo che il fixed value deve essere 10, provatelo questo che è molto interessante, mentre il lower level 30, perché questo si muove all'interno di alcuni limiti, quindi update. Da questa parte invece per il sell gli mettiamo 100 come limite massimo, mentre di sotto gli mettiamo 70. Diamo update anche qua e in maniera molto semplice andiamo a inserire once, quindi una, questo è un expert pazzo, ve lo dico prima, perché questo qua ogni barra, quindi ogni candela che vede, lui se la va, se c'è il segnale la va ad aprire l'operazione. Ok, quindi ve lo dico prima, vi preparo già. Poi andiamo a inserire buy now e sell now, quindi questo è per il buy, questo è per il sell, quindi in questo caso non mettiamo ordine pendente, ma andiamo direttamente al buy e al sell. Buy e sell. Ok. Mi pare che ci siamo, andiamo a guardare un attimino qui. Allora, qui faccio una cosa interessante, sempre equity per lots, in questo caso gli do un'esposizione maggiore, questo è un po' più pazzerello, ok? Quindi vi potete divertire a fare dei test. Nello stop loss gli metto, perché si può personalizzare in maniera incredibile, customer price level e gli metto appunto l'indicatore relative strength index, cioè quando arrivi nella sua parte superiore, chiudi l'operazione. In questo caso, essendo buy, nella sua parte inferiore. Ok? Perché il buy, quindi nella sua parte inferiore. Take profit, no, perché ho il target totale. Adesso ve lo faccio vedere. Anche da questa parte facciamo la stessa cosa. Equity per lots, eccolo qua, 200, quindi una bella spinta. 200% sarebbe invece di 0,10 con 10.000 apre 0,20. Anche qua la stessa cosa, customer price level, indicatore, relative strength index, 14 lo lasciamo 14, mentre per quanto riguarda l'applied price gli mettiamo high, giustamente. Ok, perché questo è per il sell, quindi deve chiudere se va nella parte superiore. Il take profit lo togliamo. Perché lo togliamo? Perché stiamo facendo il target totale. Quindi, come abbiamo fatto prima, molto semplicemente, check profit. Questo ormai lo sapete perché è la terza volta ve lo faccio vedere. Check profit e close trades. E questo è il nostro target. Dobbiamo dare lo spazio e il tempo al mercato di fare quello che deve fare. Via, via, check profit, questo qua lo sapete quindi non ve lo dico neanche, 250, questo è bello spinto, eh? Quindi ve l'ho fatto vedere alla fine così diciamo nell'orario oltre, così non ci sono diciamo problemi. Allora, oltre il limite, copia, incolla, ce l'andiamo a guardare velocemente e poi ci salutiamo se non ci sono domande, quindi aggiorno. Allora, questo come vi ho spiegato va oltre il limite, quindi ve lo faccio prima vedere e poi facciamo il backtest. Quindi oltre il limite significa che lui apre l'operazione quando rientra. Allora, sta caricando. Velocemente, abbiamo finito qualche minutino. Ovviamente prendetelo come punto di ispirazione, ragazzi, perché dovete farlo voi l'expert, dovete saper fare trading, dovete farlo voi e con questo metodo è fattibile, è assolutamente fattibile, avete tutto il tempo per poterlo studiare, capire, maturare, testare, eccetera, eccetera. Allora, vediamo se parte o se ha problemi. Eccolo là, è andato oltre.
È andato oltre, vediamo. Eccolo qua, vedi che bellino? È andato oltre in tutta questa parte. Allora, dove è qua? Qui, vedete come è andato oltre, qua, in questa parte qua. E ha sparato tre operazioni che hanno portato 150 euro. Ovviamente in questo caso è sempre voltato a cercare occasioni ribassiste, eccolo là, di nuovo, eccolo qua, a prezzi diversi perché a ogni candela che lui riceve l'impulso entra in mercato, quindi possiamo anche qua segnare questa parte qua. E come vi dicevo prima, non apre quando rompe il 70, perché è inutile. Apre quando è fuori da ogni logica, quando sta esplodendo, il che non vuole dire che non vuol dire che non va, non può andare oltre, ma comunque è una zona, diciamo, di possibile esaurimento della forza, perché ricordatevi che l'RSI non vi indica, diciamo, l'ipercomprato e l'ipervenduto, vi indica la forza. E quindi se la forza è stata tanta, potrebbe essere in esaurimento. Infatti lui che fa? Rientra quando, ecco, ad esempio ora, e poi concludo, giusto per precisione. Qui è uscito fuori, qui è pure uscito fuori troppo velocemente forse, e non ha aperto l'operazione. Quindi deve andare fuori da oltre il limite per poter buttare dentro le operazioni. Va bene, ce lo andiamo a guardare, vediamo se questo qua si comporta bene oppure. Questo per farvi capire che io non mi sono preparato niente, stasera. Nel senso che mi piace fare tutto sul pezzo, ovviamente avevo un'idea di quello che era il seminario, però io mi piace sempre andarmi a confrontare sui fatti veri, non mi piace raccontare balle, anche perché, diciamo, per la professione che faccio mi sarebbe impossibile raccontare balle, sarei bannato domani mattina dall'albo dei consulenti finanziari, quindi spero di avervi fatto passare qualche, diciamo, un'oretta, diciamo, di, come dire, no? Anche perché sono argomenti, diciamo, non esattamente a portata di mano e con il quale si può andare a interfacciarsi. Va bene, Matteo, nel frattempo che lui finisce questo backtest, sperando Sì, che allora, non guarda, mi sono faccia per... mancare. non ci sono domande, ma ci sono tanti complimenti, nel senso Ah, che grazie. comunque, cioè, complimenti anche a livello di esposizione, insomma, soprattutto interesse verso questo modo, insomma, di creare gli expert che alla fine, appunto, come giustamente dicevi, non è per niente scontato e soprattutto per niente conosciuto da noi intendo appunto in Italia, come appunto dicevi. E soprattutto diciamo che in questo modo Salvatore uno può anche fare delle prove partendo da idee che appunto di per sé possono sembrare anche un po', se vuoi, lasciami il termine, un po' assurde, un po' strane, e però poi piano piano tramite l'ottimizzazione, tramite la ricerca puntuale dei magari trailing stop, vari trailing stop, break even, eccetera, creare anche un sistema che effettivamente poi è sostenibile, insomma. Piano piano se lo costruisce ognuno come meglio crede, ecco. La domanda che mi sorge spontanea, l'ultima domanda prima di salutarci. Ci possiamo lavorare qua sopra? Che ne dite? Io direi che ci possiamo Allora, lavorare. vediamo cosa ci Questo rispondono i oltre il limite, partecipanti. limits. Esatto. Beh, allora, direi di sì, quasi tutti rispondono. Quasi Guardate il tutti. drawdown, mi interessa questo, ma il 7,04% a fronte di 1.500 euro Sì, di profitto. Questo è soprattutto il profit primo dato factor. deve essere quello a destra, non quello a sinistra, perché è quello Esatto. che comanda poi la durata della vostra esperienza nel mondo del trading. È quello che la comanda. Non quanto profitto, ma quanto sono bravo a gestire in maniera oculata e prudente il denaro, soprattutto il mio denaro, perché è la cosa, quella più importante, che ogni tanto ci Esatto. si dimentica. E anche profit factor è veramente impressionante di questo. Sì. Ovviamente non facciamo fede No, totale, vabbè, perché i dati certo, non no, sono vabbè, quelli che sono, ma la qualità del modello, se ti deve portare il conto a zero,
hai modi per portarla a zero e quindi da Mai vero, eliminare. certo, esattamente, Va esattamente. bene. Perfetto. Allora, guarda, Salvatore, direi che ci siamo, nel senso siamo arrivati un po' alla fine della trattazione. Poi, ovviamente, questo lo dico per tutti, faremo sapere se ci saranno e se seguiranno nuovi appuntamenti, così almeno se ce ne saranno, insomma, sarete ovviamente informati per tempo. E ora, guarda, Salvatore, riprendo.